Il Comune di Teramo ha pubblicato il bando per la gestione dei parcheggi a pagamento, un bando che prevede l'introduzione dei parcometri e il conseguente licenziamento di 17 lavoratori della cooperativa sociale Tercop, che per 25 anni ha gestito le strisce blu in città. Eppure la cooperativa aveva proposto al commissario prefettizio Luigi Pizzi una soluzione che avrebbe salvaguardato i livelli occupazionali e vantaggiosa per il comune, quella cioè di utilizzare i lavoratori Tercop anche per la manutenzione del verde pubblico, ma così non sarà. 17 licenziamenti annunciati, cosa farete? Vorremmo avere una risposta a dei legittimi quesiti, cioè il Comune ha in mano dei progetti più vantaggiosi di quel bando che sta uscendo, anzi che è uscito, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista sociale e occupazionale, e non sappiamo i motivi per i quali non può essere considerato il contratto misto che la commissione consigliare, l'ultima commissione consigliare, aveva reputato positiva. Mancava soltanto di acquisire il parere tecnico legale e non è stato, a quanto risulta, mai acquisito. Che vuol dire misto? Significa che si può appaltare, secondo le nuove normative del codice degli appalti, più servizi in un solo contratto, quello che consentirebbe praticamente di unire insieme ai parcheggi, ad esempio, quello che fu deciso in quella commissione, la manutenzione del verde che il Comune ha bisogno. Quindi anziché spendere soldi per pagare imprese, a fare gare ogni volta per pagare imprese per fare la manutenzione del verde, questi servizi potrebbero ancora essere finanziati dai proventi dei parcheggi. Cosa farete adesso? Cosa facciamo? Innanzitutto noi pensiamo di aver diritto a questa risposta e quindi cercheremo di pretenderla, anche se la legge non l'impone al commissario, che si sta avvalendo per il momento di una facoltà di non rispondere inopportuna, perché almeno soltanto per una mancanza, per un rispetto verso chi sta perdendo il lavoro dopo 25 anni apparentemente senza motivi, quindi penso che abbia diritto a una risposta. Se la risposta non arriva, ovviamente cercheremo di pretenderla con tutti i mezzi democratici e legittimi che la nostra Costituzione ancora impone. Intanto la CGIL di Teramo si schiera a sostegno della Tercop, chiedendo la convocazione di un nuovo tavolo in prefettura. È previsto anche un incontro con i candidati sindaci ed un'eclatante protesta dei soci lavoratori, uno sciopero della fame ad oltranza.